Ciao, sono Marilena, sono una socia IGAE Lombardia. Siamo qui sul Monte San Primo in una camminata notturna vetta nel triangolo Lariano che ci permette di vedere la pianura padana dall'alto. In particolare siamo qui stasera per vedere l'illuminazione della pianura e comunque il problema dell'inquinamento luminoso che ha la pianura di notte. È un fenomeno impattante soprattutto per gli animali notturni, quelli che appunto escono di notte per cacciare, per vivere, per procurarsi cibo. Non so se riuscite a vedere dalle immagini, c'è una fascia molto luminosa dove c'è Milano, dovuta sia alla nebbia sia alla nebbia che è illuminata appunto dalla luce delle nostre città. Quella fascia di nebbia color tramonto permarrà per tutta la sera, non è che si estingue come appunto il tramonto che dura mezz'ora, un'ora. Quello è un problema grande. Noi siamo qui per sensibilizzare, siamo qui con alcuni sostenitori di questa campagna Mi illumino di meno, per sensibilizzare le persone a questo problema. Che tipo di luce stiamo utilizzando nelle nostre abitazioni, nei nostri comuni? Cerchiamo di utilizzarne che puntino verso il basso, così animali, per esempio rapaci notturni, sono meno infastiditi, possono uscire a cacciare e non allontanarsi dalle nostre città e ritornare a vivere. Ma soprattutto perché? Perché anche noi cittadini dovremmo voler ritornare a vedere il cielo stellato. Da Milano non si vede il cielo stellato, qui al Monte San Primo sì, quindi torniamo a vederlo.